Loretta Goggi, ecco quanto prende di pensione. Loretta Goggi è ancora un volto famosissimo della televisione italiana. Si è fatta conoscere per la sua voce straordinaria, vincendo il Festival di Sanremo nel 1981 con Maledetta Primavera, ed ha anche ottenuto tanti altri successi nella sua carriera. Ad oggi, rimane ancora molto conosciuta e sono numerose le sue apparizioni in Rai. Fa parte della giuria di Tale e Quale Show, ha condotto da sola alcune trasmissioni, è stata ospite al Rischiatutto e tanto altro. Ciò nonostante, come ha detto lei stessa in un'intervista di qualche anno fa, il tempo è passato anche per lei, perciò ha deciso di andare in pensione, occupandosi solo saltuariamente della televisione e degli altri lavori. La Goggi ha spiegato, nel corso dell'intervista, che forse non ha ricevuto i giusti riconoscimenti nel corso della sua carriera ma, allo stesso tempo, non ha mai avuto intenzione di diventare un'icona. Perciò ha deciso di andare in pensione e non chiede più spiegazioni a chi non le dà il giusto riconoscimento per la sua carriera e per ciò che ha sempre fatto. Nell'intervista non ha parlato della cifra della sua pensione, che secondo molte indiscrezioni dovrebbe però aggirarsi attorno ai 1.000-1.200 euro. Una cifra in linea con quella delle pensioni degli altri personaggi del mondo dello spettacolo, anche in considerazione dei tanti contributi versati. Loretta Goggi è piuttosto riservata in merito ai suoi guadagni e all'aspetto economico della sua vita. Alcuni dettagli però trapelano ugualmente. In particolare, in merito alla sua partecipazione come ospite fissa di Tale e Quale Show, in cui da molti anni è parte integrante della giuria, la Goggi riscuoterebbe in totale, alla fine del lavoro, 720.000 euro. Una cifra davvero altissima considerando che le puntate sono 12, e che potrebbe includere anche la partecipazione agli altri programmi che proseguono dopo Tale e Quale, come Tali e Quali o Tale e Quale Sanremo. A questi guadagni bisogna aggiungere il cachet di Loretta Goggi in qualità di ospite, che si aggirerebbe, soprattutto nel caso del Rischiatutto, sui 20.000 euro. Cifre ancora più alte le sono state corrisposte sicuramente nel ruolo di conduttrice del suo programma. Nonostante questo, non si conosce il patrimonio totale, che Loretta non ha mai voluto rendere noto. Si tratta però certamente di una cifra molto alta e significativa, che continua a crescere visti i tanti ruoli in televisione ed anche considerando la sua pensione. Voi che cosa ne pensate? Vi piace Loretta Goggi e conoscevate questi dettagli sui suoi guadagni? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.